Le spoglie del padre dell'astronautica italiana, Luigi Broglio, riposano a Borgofranco di Ivrea dal 2001. È grazie al suo impegno che l'Italia divenne il terzo paese, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica, a lanciare un satellite nello spazio, il San Marco 1, nel 1964. Negli anni Ottanta la regione evitò con una battaglia politica che Alenia Spazio lasciasse Torino, tanto che nel 2003 a Vittorio Beltrami, presidente della giunta regionale nella quarta legislatura, venne dedicato un asteroide. Un altro porta il nome di un dirigente e giornalista regionale dell'epoca, un altro venne battezzato Piemonte e un quarto, dallo scorso febbraio, è intitolato a Palazzo Lascaris, la sede legislativa subalpina. Non a caso, nella città dove nacque il primo aeroplano italiano nel 1908, troviamo la Space City italiana, con pochi eguali al mondo. È in Corso Marche, nella periferia ovest di Torino, tra il campo volo e Corso Francia, a fianco, e non è un caso, allo stabilimento della maggiore industria aerospaziale italiana, Finmeccanica Alenia Ermacchi. In quest'area trovano sede due stabilimenti che danno lavoro a oltre un migliaio di dipendenti. Thales Alenia Space Italia è la più importante impresa spaziale del nostro paese. La componente tricolore di Thales Alenia Space, due terzi francese e un terzo italiana, con Finmeccanica, la maggiore azienda spaziale europea. E Altec, il centro di eccellenza italiano per i servizi ingegneristici e logistici a supporto della Stazione Spaziale Internazionale e delle missioni di esplorazione planetaria. Altec è il frutto della partecipazione pubblico-privata tra Thales Alenia Space e l'Agenzia Spaziale Italiana. La grande sfida dell'Europa è alle porte. ExoMars, l'esplorazione robotica di Marte, guidata dall'Italia, prepara l'invio di astronauti sul pianeta rosso. Negli ultimi 7 anni Thales Alenia Space è stata impegnata in un importante progetto di ricerca tecnologica a beneficio dell'esplorazione spaziale, STEPS, appunto, Sistemi e Tecnologie per l'Esplorazione Spaziale. In qualità di capocommessa, Thales Alenia Space qua a Torino ha coordinato un gruppo variegato di eccellenze piemontesi che hanno coinvolto professori dai 3 atenei piemontesi e una ventina di piccole e medie industrie. Abbiamo sviluppato dei veicoli per atterraggio su pianeti come Luna e Marte, abbiamo sviluppato dei rover, dei materiali particolari con cui andare a verificare lo stato dei nostri habitat. E parlando di habitat mi viene bene citare quello che vedete alle mie spalle, che è un modello in scala 1:1 del vestibolo in cui gli astronauti indossano e poi si tolgono le tute spaziali prima di entrare all'interno dell'habitat. Particolarità di questo bellissimo pezzo di tecnologia è il fatto che può venire ripiegato prima del lancio, andando in questo modo ad occupare soltanto 1/3 del volume che poi acquista nel momento in cui raggiunge il sito dove viene collocato. Materiali importantissimi vanno a costituire le pareti esterne di questo manufatto, multistrati che sono preposti, diciamo, a funzioni diversissime, dal contenimento proprio della pressione interna, perché l'habitat viene pressurizzato in modo artificiale fino a un'atmosfera, alla protezione da radiazioni, alla protezione termica. E quindi diciamo che in abbinata con l'eccellenza per esempio del campo tessile tipica del Piemonte riusciamo ad esportare le nostre capacità molto lontano, insomma, oltre l'orbita terrestre fino sulla Luna e su Marte. ExoMars, missione divisa in 2 fasi, nel 2016 e nel 2018, è una collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella russa. La prima missione del programma ExoMars consiste nel trasportare un lander, che è un dimostratore tecnologico di cui un modello si può vedere alle mie spalle, sul pianeta Marte per poter dimostrare la capacità europea di atterrare in sicurezza con una sonda spaziale sulla superficie del pianeta.
Contemporaneamente il trasportatore di questo lander, che sarà un satellite che rimarrà in orbita per qualche anno intorno al pianeta Marte, effettuerà delle ricerche scientifiche dell'atmosfera di Marte per analizzare la presenza di componenti che possono essere stati generati dalla presenza di vita nel passato dell'evoluzione del pianeta. La seconda missione consisterà nel portare sul pianeta stesso un rover, il primo rover di sviluppo europeo che avrà nello scopo principale della missione l'analisi e la ricerca della presenza di queste forme di vita primordiali sul pianeta. Ci sono delle tecnologie fortemente italiane su questo rover, tra le quali il laboratorio stesso che analizzerà in situ i campioni di materiale che vengono del suolo marziano che vengono prelevati dal rover stesso e invierà i dati e le analisi a terra. Nonché un'altra tecnologia fondamentale è il drill, che consiste in un perforatore in grado di penetrare a 2 metri sotto la profondità della superficie marziana e collezionare questi sample. Nel dettaglio, il responsabile del Rover Operation Control Center, la sala di controllo del rover che dovrà esplorare la superficie marziana. Il Rover Operation Control Center è un centro operativo che permette di svolgere le operazioni del rover quando è sul suolo di Marte. Quindi che cosa succede? Ci sarà un lancio del rover, ci sarà un determinato periodo di cruise. Questo rover atterrerà sul suolo marziano. Una volta completata la manovra di egress, vale dire da uscita del lander, inizieranno le operazioni cosiddette surface operations e noi saremo responsabili di gestire tutte queste operazioni. Cosa vuol dire gestire l'operazione? Gestire l'operazione vuol dire conoscere lo stato del sistema, quindi avere a disposizione la telemetria che ci definisce in che stato è il sistema, valutare questa telemetria, impostare la telemetria in modo tale che si possano identificare eventuali problemi e dopodiché la possibilità di modificare il profilo operativo della missione. Si può modificare il profilo operativo utilizzando diversi sistemi, certamente il software, uno dei sistemi di verifica della modifica delle operazioni del terreno marziano che abbiamo qua, dove si svolgono le operazioni del rover prima di mandarle verso il rover e di svolgerle direttamente sul suolo di Marte. Quindi in poche parole, noi operiamo il rover su Marte, il rover stesso ha un certo tipo di autonomia, però se noi vogliamo fare delle modifiche all'autonomia e delle modifiche alle procedure, noi pensiamo delle nuove procedure, le proviamo sul terreno marziano, le validiamo sul terreno marziano, facciamo un uplink con il telecommand e a quel punto la nuova procedura viene, diciamo, assorbita dal rover e il rover può modificare il suo profilo operativo. La nostra industria è cresciuta lavorando per la Stazione Spaziale Internazionale per conto della quota europea e della quota esclusivamente italiana, che ci lega direttamente all'Agenzia Spaziale Americana, la NASA. La maggior parte dei moduli abitati sono stati costruiti da Thales Alenia Space a Torino e nella logistica Altec ha avuto un ruolo fondamentale. Ci occupiamo di tutta la logistica, di tutte le apparecchiature e le strumentazioni e gli esperimenti europei per la stazione spaziale, quindi ci occupiamo del trasporto, dell'organizzazione del trasporto fino alla consegna al vettore per portarli a bordo della stazione e viceversa recuperiamo tutto il materiale per poi ridistribuirlo all'utilizzatore finale, ad esempio allo scienziato che riutilizza il campione che è stato analizzato a bordo della stazione. E non ultimo, aiutiamo anche ai centri di controllo per la parte che di conoscenze che abbiamo acquisito negli anni insieme ai nostri vicini di casa, di Thales, sull'ingegneria della stazione spaziale stessa. Con queste competenze aiutiamo a supportare appunto la funzionalità della stazione stessa. I tecnici di Torino hanno contribuito alla cura e all'addestramento degli equipaggi.
Altech sta acquisendo in questi giorni un nuovo contratto dall'Agenzia Spaziale Europea che riguarda la gestione del training per tutti gli astronauti della stazione spaziale, sia europei che americani che russi, la logistica della stazione spaziale e il supporto alle operazioni di bordo. Per quanto riguarda il training, l'attività si svolge a Colonia presso lo European Astronaut Center, dove gli istruttori certificati insegnano agli astronauti a svolgere le loro attività a bordo di mock-up, che sono dei simulacri in formato 1-1, in scala 1-1, con tutti gli equipaggiamenti che loro dovranno utilizzare a bordo. Quindi gli astronauti devono imparare a svolgere sia le procedure nominali che quelle in caso di guasto o di malfunzionamento, che quelle di emergenza, quindi se si verifica un fuoco a bordo, una depressurizzazione, devono chiaramente sapere come reagire. Quindi è nostra responsabilità alla fine garantire che l'astronauta riceva il training adeguato per essere certificato per volare. Nelle varie missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale o per sperimentare nuovi veicoli, come l'Intermediate Experimental Vehicle per il nuovo shuttle europeo, sono fondamentali i collegamenti. Ci troviamo nella sala di controllo missione di Altech, da cui è possibile, ci è permesso, ricevere i dati prodotti in tempo reale dalla Stazione Spaziale Internazionale. Qui in particolare abbiamo la possibilità di tenere sotto controllo l'andamento del modulo PMM prodotto presso gli stabilimenti di Thales Alenia Space di Torino, mediante il controllo dei parametri vitali del modulo stesso. In particolare i nostri ingegneri, da queste postazioni che potete vedere, hanno dunque la possibilità di vedere lo stato del modulo e dunque di fornire a NASA preziose indicazioni su come eventualmente intervenire per risolvere eventuali problemi. Questa sala inoltre è stata utilizzata per la missione sperimentale IXV e da qui in sostanza si è tracciato e monitorato l'andamento della missione, tenendo sotto controllo costantemente il veicolo. L'IXV, un'altra sfida europea guidata dall'Italia, come il razzo vettore europeo Vega, che l'ha portato in orbita, realizzato da Avio, ditta con una importantissima presenza in Piemonte. Nell'ambito dello sviluppo del progetto Intermediate Experiment Vehicle dell'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di un prototipo di velivolo di rientro atmosferico, la ditta Altech ha avuto la responsabilità dello sviluppo e della fornitura di quello che viene chiamato il segmento di terra, ovvero tutte quelle predisposizioni che permettevano di seguire il velivolo in tutta la sua traiettoria, in tutto il suo viaggio. Il segmento di terra era composto dalla Mission Control Center, la sala in cui siamo adesso, tre stazioni di terra che permettevano tramite antenne di seguire perfettamente tutta la traiettoria del velivolo lungo tutto quanto la sua missione. Il tutto si è svolto nel modo migliore e il velivolo è stato tracciato da tre stazioni di terra, due in Africa e una imbarcata sulla nave di recupero. E quindi il velivolo è stato perfettamente tracciato in tutte le sue fasi di volo e abbiamo ricevuto tutti quanti i dati della missione stessa, che adesso sono in valutazione per poi proseguire con altre sperimentazioni. Lo spazio è un elemento strategico per il futuro economico del Piemonte e dell'Italia, se si vuole rimanere tra i paesi che trainano lo sviluppo tecnologico e scientifico.